sì, si torna a fare video così. È da un po' che volevo parlarvi di questa cosa e devo trovare il modo di farlo. In realtà dovevo trovare un giorno per farlo e basta. Nell'ultimo periodo ho deciso di fare una sfida con me stesso, di fermarmi con tutte le attività tipo di palestra, fisiche, spirituali o cose del genere, perché ho deciso di fare questo esperimento su me stesso, perché è un modo per convincere altre persone probabilmente a fare quello che faccio io, cioè a mettersi di nuovo in gioco o voler cambiare la sua vita. Una cosa che mi è sempre rimasta dentro, con una frase che avevo letto, non mi ricordo dove, l'ho sposato come filosofia. Poi è stato molto quel processo di cambiamento, dannato da lì alla fine, da quella famosissima frase. Il fatto di amare e il fatto di cambiare. Da quel giorno ho deciso di cambiare e tuttora sto cercando di cambiare. Poi in questo periodo ho riscoperto questa esperienza di cambiare. Questo video è nato proprio da questo, il fatto di dover cambiare tutti i giorni, ogni giorno, le proprie abitudini. Il fatto di rimettersi in gioco, il fatto di ricostruire qualcosa. E partendo da qui, ricostruiamo prima il mio corpo, la mia mente e la mia anima. È tutta una parte filosofica che amo trattare, però non credo che qui a qualcuno potrebbe interessare, però cercherò di buttare sempre delle info in più. Fanno parte di me, sono io, quindi vi dovete accollare questa cosa, ragazzi, quindi accollatevi il fatto che sono anche un po' di filosofia cinese, quindi divertitevi, spero che sia una cosa interessante. Tutto qua. Per vedere effettivamente cosa è cambiato nella mia quotidianità, cosa effettivamente avrà, che impatto avrà. Nell'ultimo periodo vi racconterò che non è andato benissimo, diciamo che sono diventato molto più pigro, sono tendente a non fare le cose, a procrastinare, a essere sempre stanco, e questo video volevo farlo un giorno e l'ho rimandato fino ad oggi, e oggi ho voluto iniziare questo percorso perché ricomincerò a fare quelle attività. Il pretesto è anche creare un contenuto online dove dimostra effettivamente cambiamento in questi 3 mesi. Sì, mi sono posto 3 mesi, non so quanto tempo durerà, però fin quando riuscirò a portarlo avanti mi sono posto 3 mesi. Perché voglio ritornare a quelle abitudini? Perché ho notato il cambiamento del mio fisico, della mia psiche, possiamo dire, e del mio stato d'animo. Ho poca voglia di creare, i miei contenuti che creo sono spenti, morti, perché ho quella poca voglia di creare, fare e tutto quello che ne consiste. Quindi ho deciso che nei prossimi 3 mesi dedicherò tempo a questo progetto, vedere le differenze tra una persona che si allena, fa attività fisica, neanche allenamento, in palestra, proprio attività in generale, esterna, prendere aria, non stare sempre nella stessa stanza, cose così, proprio l'opposto di quello che ho fatto nei primi 3 mesi. L'idea è proprio di vedere le due differenze e di tenervi aggiornati insieme a me, vedere un'esperienza di una persona che cambia. Man mano che andremo avanti con il video, vi racconterò tante cose e vi farò vedere tante sorprese, diciamo. Diciamo che questa esperienza l'ho già fatta tanto tempo fa, quando io sono sempre stato quel ragazzo che stava in casa, non aveva voglia di fare niente, praticamente niente. Stava davanti al computer a giocare, pensava più sul mondo fantastico che effettivamente su. Purtroppo questo mondo dobbiamo essere anche connessi con quello che ci circonda, perché è una parte di noi, se no butteremo via solo del gran tempo. Voglio provare sulla mia pelle l'effettivo cambiamento e probabilmente spronare qualcuno a iniziare questo percorso come sto facendo io. Partendo dal principio, noi siamo qui per degustarci un caffè freddo. A parte gli scherzi, a parte le cagate di questo periodo, è tempo di iniziare questo format, e questo è un piccolo vlog per farmi partecipe di questo correlarsi di video. Spero che effettivamente ti piaccia? Vi lascio il primo giorno di palestra. Bene, oggi è il primo giorno in palestra. Diciamo un sole che batte sui sassi. L'aria è freschissima oggi, sta da Dio. Quindi la passeggiata merita tanto, che abbiamo fatto la passeggiata fino in palestra. Oggi parte il progetto e vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. E come vedete, il primo giorno non ho fatto chissà che cosa, ma diciamo che l'importante è partire da un giorno. Il primo giorno dovevo svegliare tutto il corpo, quindi non ho dedicato tantissimo a pesi enormi, a tornare come prima. Voglio tornare come prima, adesso andiamo in palestra, spacchiamo tutto. Non era quello l'intento, era più che altro abituare il mio corpo a tornare a fare attività fisica, perché quella è la cosa principale. Sto tornando adesso da casa. A casa? Ho finito... è buio. Oggi l'ho fatto di sera.
E vediamo. Primo passo è stato questo. E credetevi, non è facile. Per quelle persone che rimane a casa, cose così, fare il primo passo di ritornare in palestra oppure andare in palestra è il passo più difficile in realtà. Poi dopo è tutta una discesa qua. Ideona, se vi interessa, voglio preparare un tipo un meal prep. Voglio preparare il pranzo per più giorni, così da essere più duraturo nel tempo. Così non devo pensare a cosa mangio, calcolare tutte le chilocalorie, calcolare tutto quello che devo fare, prepararmi prima, cose così. Voglio dedicarmi molto più all'editing, a creare dei contenuti molto più di valore, e questo è anche un processo che devo fare, tipo dedicare molto più tempo allo studio, tralasciato lo studio del cinese che mi ero proposto di farlo, leggere, che non mi ricordavo neanche più, ritornare a leggere e a fare meditazione, che è una cosa che mi manca tantissimo, 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 il liberare la mente, tornare a passeggiare per strada, a fare quelle meditazioni zen, camminate, tantissime tantissime altre cose che vi racconterò effettivamente che benefici possono dare. Sono io il primo a dire che probabilmente non servono a nulla, sono utili sotto ogni punto di vista. Poi fatemi sapere altre cose che vi possono interessare, quindi non lo so, cose che vi vengono in mente. Non so più come finire questo video, quindi il video finisce qua, ci vediamo dopo.